Ciao a tutti, amici e amiche, erbani ed erbane e raccoglitori. Siamo di nuovo insieme per conoscere l'aspetto officinale delle piante. Prima però di partire con i miei video è doverosa una piccola introduzione in cui vi spiegherò il mio approccio con la pianta. Oggi tutti conosciamo le piante come ottimi rimedi naturali per il nostro benessere e la nostra salute. Ci sono numerosissimi studi effettuati in laboratorio sull'efficacia delle piante da questo punto di vista. Io però non sono un erborista, io sono un'erbana e ho un approccio leggermente diverso che richiama l'approccio che avevano le nostre antenate all'aspetto officinale, medico e di salute della pianta. Per le nostre antenate la salute non era soltanto una questione fisica, era anche una questione di mente, di cuore e di spirito. Laddove un equilibrio ottimale fra corpo, mente, psiche, anima era raggiunto, là si raggiungeva la salute. Quindi io non posso esimermi dal parlarvi delle piante dal punto di vista officinale, ma anche dal loro punto di vista sottile, e cioè come va ad agire una pianta non soltanto nel nostro organismo e nelle nostre cellule, ma anche nella nostra psiche e nella nostra anima. Questo è un approccio tipico delle erbane, che richiamano la tradizione delle antiche donne raccoglitrici, guaritrici, sacerdotesse, sagge. Chi fosse interessato soltanto all'aspetto officinale e scientifico della pianta può limitarsi a prendere quello che io dirò da questo punto di vista. Ma qualora foste interessati a conoscere a 360 gradi il sapere delle nostre antiche madri, il mio video affronterà l'argomento da tutti i punti di vista. È il momento adesso di andare a conoscere la pianta di oggi. Ciao a tutti e ben ritrovati. Sono Fabiola e siamo ancora una volta in Toscana per imparare a conoscere un'amica erba. Anche quella che trattiamo oggi è una pianta molto conosciuta e molto comune, che molti di noi hanno coltivato nel giardino o che hanno coltivato sul balcone. Il rosmarino, Rosmarinus officinalis. È una pianta che a livello officinale ha proprietà molto utili, si utilizza sia a livello interno che a livello esterno. Come uso interno, con una semplicissima tisana o con qualche altro preparato erboristico un po' più importante, agisce sul sistema digerente, sull'apparato respiratorio, ma agisce anche molto a livello esterno sull'epidermide come antireumatico e rubefacente. Che cosa significa tutto questo? Che usata a livello interno la pianta ci darà sollievo e giovamento per tutte quelle affezioni che riguardano l'apparato digerente, disfunzioni digestive, difficoltà digestive, anche a livello di fegato, non soltanto di stomaco. Va ad agire sulle vie respiratorie, espletando una funzione balsamica e protettrice che ci aiuta ad affrontare e guarire meglio i disturbi tipici della stagione invernale, come tosse, mal di gola e sì. Che cosa significa invece che a livello esterno agisce come rubefacente? Significa che è capace di stimolare la concentrazione del sangue in alcune zone, nelle zone di applicazione, attraverso ad esempio impacchi o frizioni con olio, di richiamare la concentrazione del sangue, quindi scaldare la parte e dare sollievo nei dolori articolari e muscolari. È inoltre un ottimo stimolatore del sistema microcircolatorio, quindi viene utilizzato sia per stimolare la circolazione, ad esempio, delle gambe, sempre con applicazioni di impacchi o di oli, di macerati oleosi oppure di unguenti, ma non soltanto, ha anche una ottima funzione cosmetica, perché utilizzata per il risciacquo dei capelli dona lucentezza e forza e corposità al capello, ma non soltanto, è capace di agire anche sul cuoio capelluto, quindi può essere utilizzato sia come impacco direttamente sul cuoio capelluto, ma anche con un'azione un po' più importante attraverso impacchi oleosi. A livello officinale il rosmarino ci saluta qui, è il momento di conoscerlo da un punto di vista sottile.
Incontrare il rosmarino da un punto di vista sottile è un'esperienza complessa ma meravigliosa. È una pianta molto importante per gli usi magici e meditativi e per il cammino di crescita personale. È talmente complesso che non riuscirò a parlarne in un video breve e quindi vi rimando a un articolo che ho scritto sul rosmarino. Troverete il link in descrizione. Intanto mi limiterò a stimolare la vostra curiosità con alcuni dettagli. È una pianta legatissima a una visione archetipica molto profonda, molto radicata nel ricercatore. È una pianta protettiva, quindi viene utilizzata a questo scopo nei rituali. Ma non soltanto, è protettiva da tanti punti di vista, veniva usata fin dall'antichità nei riti funebri, ad esempio, perché è ritenuta in grado di proteggere l'anima nel viaggio fra la morte e il ritorno alla vita. È molto legata alla memoria, quindi agli antenati, ma non soltanto agli antenati e alle antenate, anche alle memorie ancestrali dell'uomo, anche quelle memorie che l'uomo ha dimenticato in quanto essere materiale. Quindi tutte le memorie legate alla conoscenza profonda che possiede il nostro spirito. È inoltre una pianta legata alle Amazzoni. Per la sua funzione mnemonica è molto legata alla divinità Mnemosine, una divinità che in epoca patriarcale è stata sminuita, ridotta nella sua importanza, ma che nei culti più antichi, soprattutto nei culti matriarcali femminili, aveva un'importanza profonda e molto radicata. Diciamo in maniera sintetica che il patriarcato l'ha ridotta a madre delle muse, congiuntasi a Zeus, ma in realtà aveva un ruolo molto, molto più profondo nei culti femminili. Anche su questo vi rimando ad un articolo che abbiamo scritto sulla nostra pagina I Volti della Terra, Mnemosine Libera. Troverete anche questo link se vi interessa leggere l'approfondimento in descrizione. Vi lancio un'ultima perla nella speranza che possa incuriosirvi. Il rosmarino, archetipicamente, è legato anche a tutte le divinità ctonie, sia maschili che femminili. Ctonio, vi ricordo, significa legato al mondo di sotto. Mi raccomando, non esitate a scrivere nei commenti se avete qualche curiosità e se volete approfondire, leggete gli approfondimenti di cui troverete il link in descrizione. Al prossimo video, ciao! Per oggi finiamo qui. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, in cui tratterò una nuova pianta e i suoi usi magici, officinali e sottili. Vi lascio in descrizione tutti i link dove potrete continuare a seguirmi e vi ringrazio per aver condiviso ancora una volta con me l'amore per la natura.